Oggi il caseificio Farina scende in piazza. Siamo qui tra la gente per testare il grado di preparazione in tema di mozzarella di bufala. Venite con me. Dopo. Quante calorie contengono 100 grammi di mozzarella di bufala? Secondo me è 200 calorie o 300. 200 o 300? Non lo so, per una dieta si può mangiare 30 grammi di mozzarella. 30 grammi di mozzarella. Ci offri 100. Secondo te, più 200 o più 300? 300. 300. Più 300, no dai, quanto è? 280, quindi okay. Ci siamo andati vicini. Seconda domanda. Quanto latte di bufala ci vuole per fare un chilo di mozzarella? Un chilo di mozzarella? Secondo me 4 litri di latte. 4 litri di latte! Complimenti! Bravissimo! Esperto. 4 litri, no, 4 indovinato. Per la precisione 4 litri va bene. Un'ultima domanda, facciamo un'ultima domanda. Perché si chiama mozzarella? Mozzarella? Non lo so. Mozzarella, perché si chiama? Perché la tiri quando la fai. La la lunghi, la fai. E la, e quindi la strizzi. E quindi là il termine. La stringi. La mozzarella, quindi là. La mozzi. La mozzi! Brava, non la mozzi, che la mozzi, no, la mozzi quando fai la palla. Esatto, quando fai la palla. Allora, io però te la devo far assaggiare, perché sennò non posso. Anche perché questa è una mozzarella particolare che ha un ingrediente particolare. Che cosa c'è dentro? Questa non la so. Questa non la so, non è preparata. Mi arrendo. Tu? Non lo so. E secondo te, cioè senti un retrogusto sulla lingua, qualcosa? No, non sente niente. Cioè, quindi classica. Tu diresti che questa è una mozzarella classica solo di latte? Sì. Bravissimi! Fatemi un applauso, fatemi un applauso. Allora, visto che siete stati così simpatici e visto che siete a dieta, quindi non, chiesto di soldi. Quindi non utilizzerete questo buono, io vi regalo mezzo chilo di mozzarella. Ma tanto voi non la usate, quindi la regaliamo. La regalate. Andate al caseificio Farina a Via Padula domenica prossima dalle 9 alle 14. Dietro al bancone c'è Lello, salutate Lello, salutate. No, qua dentro, guardi, salutate Lello qua dentro. Ciao Lello. Ciao, ecco, andate da Lello così già va visto, vi riconoscerà, dice noi dobbiamo prendere mezzo chilo. Se poi decidete di comprare, che ne so, 10 kg di mozzarella. Sempre buono, eh. Sempre buono, ma vi danno in regalo un panetto di lievito di birra per 10 kg di mozzarella. Ah, 10 kg di mozzarella? Certo. Non ti capisco. Faranno qui, ma ci sono via 40 kg.